Vai. Ci siamo? Vado? Sì, Continuo a io penso di chiacchierare. sì. Diretta, sì. Benissimo. Non so in che. Non si sa in quale area Ah, io. mettere, in quale cosa ci siamo, però ci Però siamo, ci va siamo da qualche benissimo. parte. Da qualche parte ci siamo. Miriam Masiero sta guardando, grazie. Ok, Ok, allora meno intanto male. davvero ringraziamo tutti perché Sì. è la nostra prima diretta, ne faranno seguito tante altre. Eccoci, ora sì, no. Arrivo, Dammi solo di arrivo, arrivo. qualche Sì, cosa prima. ecco chi ti Ok, qua. perfetto, grande. Guarda anche Oh. la rovescia. No, siamo sotto sopra. Noi li siamo sotto sopra, siamo Sì. anche in differita perché. Ma in realtà gli altri penso che ci vedano direttamente. Sì? Sì, sì, Mamma sì, mia, sì. che confusione con tutte queste Sarà cose. perché ti amo. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Benissimo, detto questo. Allora, diteci se ci state vedendo nella versione, cioè, Verticale o orizzontale? questa cosa è meravigliosa. Appunto. Per Perché c'è un cortesia. attimo di confusione solo per questo, perché non riusciamo. Gira il telefono, perfetto, grazie. Lui è il tecnico del suono, della luce, della ripresa, di tutto quanto. Non si sa come mai. Ora stai a vedere che sia vero quello che abbiamo detto tutto il giorno. Cioè che crollerà tutto quanto e andremo a gamba all'aria, ma fa lo stesso. Io non so se fino adesso ci avete seguito, avete Sì, visto. storti, ma nella versione. Ah, perfetto. Avete percepito tutto quello che abbiamo detto finora. Però, questa nostra. Eccomi qua. Siamo leggermente. C'è un leggero stacco Sì, è perché è nella normale, differita, perché cioè abbiamo dopo la. la differita. Benissimo, ricominciamo da capo. Allora, questo nostro progetto si chiama Free Motioning, Luca e Paola, e abbiamo deciso di veramente condividere con voi tutte quelle che sono le nostre passioni, oltre che anche il nostro lavoro. Vieni più in qua perché non ti si vede. Io faccio la, come si può dire, Ah, faccio vabbè, l'ombra, l'uomo ombra. comunque. Che confusione. Sarà perché ti Guarda, amo, te lo dico io te sempre. lo dico, tutte queste cose tecnologiche così un po', bisogna che ne prendiamo un po' la mano. Cioè, ma. Perdonate, c'è la nostra prima diretta, ma miglioreremo col tempo. Allora, spieghiamo brevemente che cos'è questo nostro progetto del free motioning. Ciao a tutti! Ciao, ciao, Non ti si ciao, vede mia mamma, ma no, mamma, senti adesso. Eccolo qua, te lo faccio vedere io. Il tuo Oh, bambino, ecco. ok. Per cui, Infatti io allora è leggo. difficilissima sta. Posso dirti che è difficilissima? Perché mi viene da guardare lì, da guardare là. Non so che No, guardare, non guardare lì. so con chi sto parlando. Non so, Guarda quante ho una persone. confusione in testa Abbiamo ben assurda. 81 persone che ci stanno guardando in questo Benissimo, momento. guarda, le Grazie. abbracciamo Un tutte, bacione le grande. ringraziamo tutte e siamo contentissimi. Spieghiamo Guarda che. Loli Lopez, tranquillo, se os vuoi muy bien. Va. Anche dalla Spagna, grazie, eh. Muchas No. gracias, Muchas gracias, benissimo. sì. Ok, perfetto. Allora, questo nostro progetto che cosa vuol dire? Abbiamo voluto unire le nostre energie, la Sì. sua infinita creatività e la mia conoscenza tecnica su quelli che sono i Assolutamente. prodotti della macchina per cucire berlina, tutti i piedini, tutti gli accessori. Che cosa succederà in questa nostra esperienza? Te lo torno a Allora. ripetere la regolina di prima, se parlo troppo, dammi una gomitata. Piano, perché sono dolorante, però dammi una gomitata. Sì, Ok. certo, non preoccuparti. Stavo cercando di capire quello che dovevo fare in questo Ah, sì, momento. esatto. No. Allora, noi che cosa vi vogliamo, dove vi vogliamo coinvolgere? Vi vogliamo coinvolgere in questo gruppo Sì. che si chiama Free Free motioning, Motioning. lo potete vedere dalle nostre Esatto. magliette. E quindi E vuoi spiegare praticamente, tu? allora, in questo si creerà un gruppo. Il gruppo c'è già, esiste già, sarà un gruppo chiuso naturalmente. Quindi le persone dovranno iscriversi o chiedere l'iscrizione. Quindi la parola è Free Motioning. Lo cercate, lo trovate sicuramente all'interno di Facebook. In questo gruppo ci servirà appunto per poter condividere e per farvi vedere tutti questi video che noi andremo mano a mano a fare.
e nei quali appunto vi spiegheremo tecniche, ma soprattutto anche il modo di utilizzare in modo completo ed esaustivo, soprattutto al 100%, possibilmente al 100, almeno al 90%, Certo. mettiamola così, la vostra macchina da cucire, quindi l'utilizzo dei piedini soprattutto. Sì, tutti i piedini, piano piano, Sì. perché insomma il mondo Bernina è fatto di tantissimi accessori, di tantissime caratteristiche, di tantissime cose. Davvero, e piano piano, un pezzettino alla volta, un È un bocconcino mondo alla volta, vastissimo. cerchiamo di Ok. portarvelo appunto a conoscenza di tutti quanti. Abbiamo pensato anche di creare, oltre a questi video che saranno su YouTube, anche delle piccole dirette, delle brevi dirette. Più funzionanti di questa, perché ormai ci abbiamo preso la Ah, mano. vogliono la maglietta, Dove? già ti Sì? dicono Oh, questa cosa. perfetto, Non vi grazie. Scrivete, preoccupate, voi scrivete che noi siamo aperti scrivete, scrivete. a qualsiasi esigenza, a qualsiasi richiesta. Belli e bravi ci dicono, insomma, adesso. Allora, diciamo che la cosa che probabilmente ci ha sempre contraddistinto, anche veramente nei video divertenti che abbiamo sempre fatto, chi Sì, ci segue ecco, da un po', insomma, siamo ci ha visto noi veramente così. ballare, eccetera. Noi ci divertiamo davvero tanto, Siamo così, tantissimo. eh. Anche quando parliamo di cucito c'è una grandissima sinergia, devo dire la verità, per cui E lo vedrete anche nei video che abbiamo registrato. Su esatto. quello ve lo posso assicurare. Per cui insomma cerchiamo di darvi il più possibile informazioni, il più possibile nozioni, non tanto proprio scolastiche, diciamo così, No. ma proprio su come noi Usiamo, usiamo, su come noi, la nostra esperienza, come li esatto, usiamo noi. come usiamo noi anche quando io non sono davanti al pubblico delle Ma signore siamo che nelle di nostre, solito, siamo in room, praticamente, nelle esatto. nostre stanze del cucito. Esattamente, quindi già stasera vogliamo farvi un Oh regalo. sì, un regalo assolutamente, per Esatto. ringraziarvi soprattutto della vostra partecipazione e anche per comunque poter avere un contatto con voi direttamente, quindi per Certo. capire chi siete. E a questo punto, infatti, per coloro che appunto ci manderanno la loro email, allora, in questo caso, l'email la potete mandare a lucazagliani@gmail.com per il momento. Poi, chi vorrà iscriversi, troverete sulle nostre pagine, mie di Paola, sia nella mia pagina privata che nella pagina pubblica, e nella pagina privata di Paola, un link che corrisponde al gruppo Free Motioning. Quindi cliccando su questo link voi potrete chiedere l'iscrizione al gruppo, noi dopo ve l'accetteremo e comunque potrete entrare tutte nel gruppo e in questo modo avrete poi, potrete vedere tutto quello che andremo a fare, Ti interrompo ok? solo un Sì, secondo, dimmi. perché se io guardo là ti vedo a metà, e allora Sì. facciamo che veniamo tutti e due un po' più qua, perché così intanto vediamo meglio Così, anche il nostro vediamo. progettino qua dietro e così magari ci vedono Vediamo meglio. adesso Dai, ti se... abbraccio anche, Eccoci guarda. Eccoci, vedi? qua! Siamo, perché qui noi vediamo sul nostro monitor Sì, una perché differita di sì. E qualche secondo, quindi per non questo non ci capiamo, noi ci vediamo. vediamo Esatto, non capiamo. muovere dopo quello che. Noi ci Esatto. muoviamo dopo Esatto, praticamente, quindi. ecco. Comunque, ritornando al discorso, questo è un progetto gratuito che noi vi regaliamo, praticamente, che ho progettato appunto per l'occasione, e attraverso il quale è un modo per ringraziarvi della vostra partecipazione, ok? Questo progetto io l'ho realizzato eseguendolo in paper piecing, quindi con l'utilizzo della carta, ok, per quanto riguarda la stella, mentre per quanto riguarda tutto il bordo abbiamo creato, è stato realizzato un'applique molto breve, ve lo possiamo Ha assicurare. giusto messo due o tre pezzettini d'appliqué così, Sì. giusto per animare un po' la Perché a me cosa. l'applique non piace, No, ecco, mettiamola assolutamente. così. Tutta la sera, tutto il Tutto il giorno, tutto pomeriggio. il pomeriggio a fare Vabbè, appliqué. diciamo che ci siamo anche persi tanto in chiacchiera, perché come al Sì, solito poi quando si ne mettono a parliamo sempre, chiacchierare sì, si fa ecco, un po' come ci lì, vedete esatto. adesso. E quindi appunto, e quindi l'appliqué è tutto intorno. Una cosa che voglio dire è che comunque l'appliqué noi la, che abbiamo realizzato, l'abbiamo realizzato con l'utilizzo del punto festone. Naturalmente poi l'appliqué potete realizzarlo come volete, però con punto festone è il metodo più classico, quello più conosciuto, Certo, quello più ok? Quello più tradizionale, insomma, partiamo anche da tradizionale, cose molto basiche, diciamo ecco. così, Io muovo perché. troppo le mani però, sembra Vabbè, ma dai, questa cosa siamo un po' italiani, così. italiani nel mondo sono Sì, ho conosciuti capito, però, anche per questi vabbè. aspetti, no? Quindi anch'io muovo parecchio le mani. Guarda, Devo allora, rimettere. Benedetta ci ha già richiesto l'iscrizione a Free Motioning. Perfetto, Brava! grande, grandissima. Grandissima, forse la prima, cioè nel senso, Brava! adesso che mi è arrivato il link. Perfetto. Aspettiamo tante altre, soprattutto. Veramente, veramente. Sarà un gruppo molto
è attivo, molto animato. Luca ha tantissime idee, per cui la cosa che a me piace tantissimo di lui è che basta guardarlo negli occhi. Io gli dico, sai Luca, che al mio che lui ha già capito che deve sviluppare qualche cosa. Abbiamo tante idee che servono, adesso. Sì, sì, ce ne sono tante, c'è anche un progettone che vedremo, che vedrà la luce un pochino più avanti. Esatto. Però ne già, ve lo diciamo, ve lo accendiamo. Però insomma, già tutte le nostre piccole idee, piccole e grandi idee, sì, certo, perché qualche cosa anche di molto importante c'è. Però torniamo di nuovo al discorso. Considerate che per ogni video che noi andiamo a realizzare avremo comunque sempre un progetto. Noi abbiamo pensato sempre un progetto da potervi far realizzare per mettere in pratica poi quello che imparerete nel video. Esatto, no? Esattamente. Il nostro primo video, che sarà online a breve, comunque riceverete la comunicazione anche sui social, la mia pagina, la pagina di Luca, la pagina Free Motioning alla quale vi dovete iscrivere, sarà appunto nuovamente legato a questo discorso qua del punto festone utilizzando un piedino, eccetera eccetera. Noi stasera vogliamo parlarvi di come realizzare questo progettino, sì, che vi regaliamo nel momento in cui vi iscrivete. Accennarvi la tecnica, esatto, del paper piecing, che poi è la tecnica di base, perché per il resto il punto festone o comunque l'applicazione potrete vedere come si va a realizzare, come posizionare le impostazioni della macchina, quindi il piedino, l'ago, eccetera eccetera, nel nostro primo video che verrà pubblicato a brevissimo, e lo troverete pubblicato nella nostra pagina YouTube. In questo caso la pagina è Luca Zagliani, la pagina YouTube, ok? Esatto. Dove potete trovare tutti i nostri video. E soprattutto già molte persone si sono già iscritte, perché sì, nei giorni scorsi quando avevo messo il link e così via, molte persone avevano già richiesto l'iscrizione. Forse nel post che abbiamo messo, sì, e io ho condiviso nella mia, sì, pagina, qualcheduno è andato un po' in confusione proprio, sì, è vero, questo, perché me l'hai detto. Per cui l'iscrizione deve avvenire tramite l'indirizzo di posta elettronica di Luca Zagliani, @gmail.com. Ci scusiamo se non salutiamo tutte quelle ragazze. Sì, ecco, tutte scusate, le amiche, perché dobbiamo seguire qua e qui. Perché ogni tanto facciamo un po' così. Noi per il momento vi ringraziamo. Io sono quello che segue per, esatto, prettamente il, se ci sono anche del. Perché io da qui a lì, nonostante che ci sia, però va bene lo stesso. Dai. Va bene così. Okay. Però. Allora, diciamo che torniamo al nostro progettino. Sì, io vado a modificare. Così intanto parliamo un po' di quella che è il motore, di quello che è il motore, sì, di questa nostra condivisione, cioè il cucito, il, no? Cucito, questa, sì, nostra grandissima passione, per me è nata del tutto per caso. Ma vuoi però che per me è nata tutto per, sì, caso? Sì, perché io fino a che non incontrai Paola. Veramente, che incontro fatale. Perché in realtà noi ci siamo conosciuti nel 2009, può essere, ad una fiera. Ok, sì, dove appunto io stavo cercando, volevo comprare una macchina e non sapevo ancora scegliere fra il grande mondo delle varie marche, dei, esatto, vari marchi, cosa scegliere. E incontrai lei. Io me lo ricordo, guarda, come fosse ieri, era una fiera di Vicenza, vi diciamo anche il luogo, un freddo proprio come stasera. Sì, che sta per nevicare, la grande nevicata. Stiamo aspettando la fiera di neve. Però voglio aprire una piccola parentesi e dire a tutte le amiche che vogliono raggiungerci alla Fiera di Bergamo, non abbiate paura, perché qui sono organizzatissimi. Le autostrade sono pulite, c'è tutto tranquillo, noi ci saremo comunque, anche se ormai con il vicino ci andiamo. O quello sempre di Babbo Natale, esatto, che fa molto Merry Christmas, però vabbè, ci piace. Però davvero, non spaventatevi nulla, perché qua no, l'organizzazione, no, è perfetta e ci siamo tutti quanti. Torniamo alla freddissima giornata di Vicenza. Sì? Nella quale appunto Luca si avvicinò alla mia postazione e cominciamo a parlare di macchine per cucire, sì, eccetera eccetera, e niente, insomma, poi e mi convinse, tra virgolette, no, ti proposi, mi proposi, sì, ti proposi una berlina, allora, sì, 4:40, che è ancora in funzione, ancora qui, per questa sera abbiamo tenuto. Ma tutte le signore che mi seguono e che vengono ai corsi lo sanno benissimo che io amo questa macchina. Perché una berlina è per sempre, quindi la tua. Questa è per sempre, e sarà, esatto, sempre per sempre. È qui con noi per portafortuna, diciamo così. Sì, no? Sì, la assolutamente. Cosa che ho fatto tutto con questa macchina fino ad oggi. Sì, è la cosa che ci ha legato, e quindi noi questa sera abbiamo fortemente voluta qui, e poi ci chiacchiereremo anche di altro. Grazie, Nico! Un bacio! E quindi insomma salutiamo tutti. Come sono verace, uè! Sto anche diventando leggermente rosso, ma okay. Che bello così, no Paolo? Ah, no, santo cielo, adesso la cosa che appunto vogliamo è proprio quella di essere noi, di essere spontanei, di fare veramente le cose comunque, che cucciamo normalmente. Brava, comunque tra me e lei tutto iniziò nel 2009. Sì, certo.
Dopodiché basta. È una storia lunghissima. Una storia lunghissima. Che renderemo ancora più... più forte, attiva, sì, più forte. Con questa esperienza, sì, che avevamo... Ma vedrete cosa abbiamo in mente. L'abbiamo fortemente voluta, sì, fortemente realizzata. Mm. Ringraziamo anche chi ci aiuta nei video ufficiali, diciamo, sì, così. Insomma, che è Nedo. Che è Nedo Baglioni, il, sì, fotografo. Il nostro fotografo. Che stasera non c'è perché nelle dirette non ci sarà, no, però nei video che voi vedete su YouTube... ci sarà lui, esatto, nel senso la mano è sua nella registrazione o comunque nel montaggio, lo ringraziamo tanto. Esatto. Ci ha fatto anche particolarmente carino. Sì, devo dire, sì, è la prima volta che mi vedo bene in un video, certo, però vabbè, a parte questa cosa che è una cosa personale, ecco. Perfetto. Allora, torniamo al progetto, che, sì, così incominciamo veramente a cucire, perché sennò, okay, chiacchiera, chiacchiera, chiacchiera. 100, 100, 100, 100. Come, ok, il prezzo è giusto. Come il prezzo è giusto, sì. Mi piaceva questa cosa, era lì. Sono ricordi. Sì, però se l'avevo lì dovevo dirlo. Stavo aspettando questo, grazie, momento. Davvero grazie a grazie, tutti. Grazie per l'accoglienza. Siamo felicissimi davvero. Ah, poi una cosa, poi il video lo vedete registrato, quindi chi se l'è perso, quindi anche per chi vuole vedere come si può eseguire il paper piecing e così, può rivedersi il video. E quindi naturalmente la cosa è molto semplice. Adesso perché, vabbè, chi è in diretta, grazie a tutti. Però chi magari non poteva vederlo in questo momento, lo potrà, certo, rivedere, ok? Poi comunque, allora, lo metteremo nelle varie pagine. Andiamo a cucire? Che dite? Sì, penso di sì. Da. Cosa dite voi? Sì, dai. Spieghiamo, allora, incominciamo a spiegare. Ricordo che il blocco è questo qui, lo potete avere gratuitamente mandando, sì, il vostro indirizzo email, iscrivendovi nella nostra mail list. Quindi, allora, voi manderete le email. Adesso le stiamo raccogliendo tutte, chiarisco questo. Le raccoglieremo, chi verrà in fiera potrà darci la sua email direttamente, la scriveremo noi direttamente, così almeno anche più veloce. Chi vuole manda un'email a lucazzariani@gmail.com. Dopodiché noi con calma, quando avremo tutte le email, vi invieremo il PDF, quindi questo avverrà dopo la fiera creativa di Bergamo. Quindi la prossima settimana. La prossima settimana, perché attualmente siamo a Bergamo appunto per la fiera, siamo a Bergamo, mi abito qui, però siamo a Bergamo per la fiera creativa, ok? Mm. Questo è lo stand Bernina, ricordiamolo. E soprattutto, quando vi arriverà il PDF sarà composto da queste due parti. Vediamo se si vede, perché adesso... Aspettate, perché noi vediamo in differita, quindi devo capire se... Perfetto, ok. Ci mettiamo, sì, anche un pochino più, sì, avanti, che così vediamo. Ok. Tanto le nostre facce sono... Questa è la parte già ribaltata per realizzare l'applique, quindi con tutta la numerazione e la consecuzione che dovrete rispettare per posizionare i vari petali e i vari fiori. Potete ripeterli quante volte volete, come volete, come ho fatto io, poi alla fine sto cadendo, stavo scivolando, scusate, perché scivolano questi sgabelli. Okay. La prima cosa che cambieremo saranno gli sgabelli, credetemi. Mentre per quanto riguarda questo, scusa Paola, che lo prendi in mano, che almeno così riesco più a gestire, troverete le due figure che compongono, scusa, tu puoi alzare, certo, il blocco. Allora, uno dei blocchi, dei quattro blocchi che compongono la nostra stella. In questo caso abbiamo il blocco, chiamiamolo A, e il blocco B. Blocco A e blocco B. Con la possibilità di realizzare la leggenda, quindi tutti i colori, perché è molto importante il colore A, il colore B e il colore C. Io l'ho eseguita così quando sono andato a creare la stella. Ho messo dei piccoli pezzi di tessuto sulle varie lettere in modo tale da ritrovarmi nel momento in cui io vado a realizzare ogni parte che compone il paper piecing, ok? Una cosa importante che voglio ricordarvi è che questa pagina va fotocopiata ben 4 volte, perché i due pezzi compongono un blocco. Noi abbiamo bisogno per la realizzazione della stella di 4... Guarda che lo giro perché così, brava, sì, dietro si, bravissima, vede. Paolo, mettila dritta pure, no? Scusami, ok, volevo essere creativa. No, beh, ma si può vedere anche nell'altro, sì, sì, senso. Però, come potete notare, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi 1, 2, 3 e 4, 4 blocchi totali. Quindi per poter avere le fotocopie adatte, il numero giusto di parti della stella, dovete fotocopiarla 4 volte, ok? Una volta fotocopiata andate a tagliare rispettando i margini che sono disegnati e otterrete praticamente questa, ok? Adesso spero che si veda bene. Se ci confermate che si vede bene mi fa molto piacere, perché così almeno... perché purtroppo non abbiamo la possibilità di vedere in primo piano e quindi questo lo stiamo facendo proprio
mano a mano. Io cado pure. Perché appunto siete tantissime, ve lo dico, state scrivendo in tantissime. Tantissime. E quindi. E siamo felicissime di questo. Perché conferma proprio la grande voglia di tutti quanti. Di tutti quanti, di del voler fare soprattutto. Questa grandissima passione di fare delle cose. Quindi, insieme. Adesso io spero che si veda. Comunque, questa è la parte, poi naturalmente potete rivedere il video con calma e quindi poi, adesso perché noi stiamo andando anche abbastanza rapidamente per farvi vedere il progetto. Comunque, una volta ritagliato questo, avrete 8 pezzi fatti così, ok? Vi ricordo sempre la leggenda con i colori A, B, C, no? Che è molto molto importante. Perché a questo punto, poi, dovrete avere 3 colori differenti. Che sono i colori che compongono la stella. La stella naturalmente potete realizzarla con altri colori. Come potete notare dietro, se anche si qua. Vede, lo potete notare, quella è stata realizzata con altri tessuti, ok? Quindi alla fine potete realizzarla come volete, come più vi piace. Un consiglio che vi do è utilizzare 3 colori come un chiaro, un medio e uno scuro, ok? In modo tale da poter avere proprio una visualizzazione migliore della figura. Sì, anche per staccare proprio il disegno, sì, del pezzo, è comunque una delle regole fondamentali, no? Sì, perché sennò poi si andrebbe a confondere troppo le varie figure e non avrebbe senso realizzarle in un certo senso, sbagliando il colore. Ora dai, allora, svelaci i tuoi segreti per fare un pezzo. Sì, però volevo precisare una cosa. Allora, l'importante è avere 3 pezzi, in questo caso le ho 3 dimensioni, ho 2 dimensioni uguali e una diversa, però l'importante è avere comunque almeno 3 pezzi di 3 colori diversi, di almeno 3 inch. In questo caso, allora, nei prossimi video, diretta, per chi magari non è abituato a lavorare in inch, vi spiegheremo come utilizzare gli inch. Esatto. Ok? Perché so che molte persone comunque non hanno mai, alcuni non hanno neanche mai utilizzato l'inch, che è questo, ok? Che io trovo invece un metodo di, soprattutto utilizzato nel patch, molto più comodo rispetto ai centimetri. Sì, anche perché, un'altra suddivisione che risulta molto più pratica, veloce. Brava, ma anche bisogna perché, noi quando andiamo a cucire, i famosi margini di cucitura che vi dicevo, che sarebbero poi questi, ok, sono di 1/4 inch. Eh sì. Perché anche la macchina ha il famoso piedino per patchwork e ragiona in inch. Quindi dico sempre che imparando più a poco l'uso degli inch, per me risulta essere tutto molto più chiaro, molto più preciso e molto più comodo e più veloce soprattutto. Allora, promettiamo che spiegheremo come hanno già fatto tanti altri. Sì, beh, logico, nessuno inventa niente, ricordiamolo subito. Noi lo diciamo, però, nel nostro metodo, perché è normale questa cosa. Noi stiamo seguendo un nostro percorso, un nostro personale percorso, e nel nostro percorso è logico che si parte anche dall'ABC. Certo. Quindi poco a poco noi andremo ad aggiungere a nostro modo, naturalmente, andremo a dire, andremo a spiegarlo, ok? Se poi voi avete delle cose, volete farci delle domande, fatecele pure anche all'interno del gruppo, è possibile farlo. Assolutamente, anzi, lo facciamo apposta, è un gruppo. Ecco una cosa, per chi si iscriverà nel gruppo, questo lo dico, apro una parentesi, per chi si iscriverà nel gruppo, se per una maggiore sicurezza, soprattutto per la raccolta delle email, perché magari ci si perde qua un po' tra una cosa e un'altra, e nel gruppo è possibile mandare dei messaggi, quindi potete scrivere la vostra email all'interno del gruppo in modo tale che ci mandate il messaggio direttamente e noi lo andiamo a registrare. Esatto, noi ce l'abbiamo archiviato io all'interno del gruppo, magari non ce ne scappa nessuno. Ecco, perché noi abbiamo. Sì, perché ci dispiacerebbe, a parte che vabbè, basta che ce lo dite e poi recupereremo, quello non ci sono problemi. Comunque iniziamo a cucire adesso, perché se no io vado avanti a parlare. E lo so, Paolina. Riprendi le mie sberle. Siamo andati vicini. Okay. Comunque, 118 Paola, grazie come sempre. Allora, iniziamo. Ok. Abbiamo ritagliato questa parte, noi oggi realizzeremo solamente un ottavo di tutta la stella, ok? Sì. Sì, ho sbagliato, scusami. No, ma guarda, stavo guardando là, non era uno sguardo di programma. Allora, i colori A, B e C. Però abbiamo anche una numerazione 1, 2, 3, perché è questo? Perché dobbiamo seguire questo andamento. Quindi prima posizioneremo il tessuto 1, poi il 2, poi andremo a cucire, poi il 2, poi il 3. Ah, allora scusami, fammi capire una cosa. Le lettere A, B, C si riferiscono al tessuto, sì, non all'ordine di esercizio. Perché se uno va a vedere la scheda, nella scheda abbiamo A, B, C. Ah, ecco, allora A, B, C fa riferimento al colore del tessuto, mentre l'esecuzione va seguita a quella numerica, 1, 2, 3. Bravissima, okay, sì, giusto così, perfetto. Bene.
Allora. Io magari faccio domande ovvie, ma perché comunque... No, no, è giusto, perché poi da qui mi faccio prendere l'aspetto, diciamo, pratico è suo. E quindi è anche bene che impari magari qualche cosa pure io. Allora, in questo caso vado a posizionare. Allora, vado a piegare, e questo è molto importante, sulle linee che ho disegnato vado a fare una piega, così, davanti e dietro, su tutte le linee che sono state, appunto... disegnate, ok? Perché devo avere una mobilità maggiore della mia carta su tutti i due lati, sia davanti che dietro. Questo poi vi farò vedere quando stiamo andando a cucire il perché, il motivo. Questo okay? È un trucco, eh? Sì, sta alla base comunque del paper. Bene. Allora, a questo punto vado, anche perché poi se voi lo girate, una volta che avete piegato, adesso nel video non si vedrà mai, però se lo piegate vedrete la sagoma del triangolo corrispondente sul retro, che è l'area che deve occupare la stoffa. Bravissima, per, sì, certo, per essere completa, insomma, per essere cucita. È importante dire una cosa: il tessuto va posizionato sempre sul retro della figura, dove noi non vediamo niente, dove non ci sono le scritte praticamente. Perché invece andremo a cucire dove, seguendo la linea stampante, che noi vediamo, sarà quella che ci dà proprio la nostra cucina. Sì, perché infatti il paper piercing è molto comodo, e vengono delle stelle molto precise, perché anche le punte, tutte queste cose, cioè insomma è molto chiaro il tutto, certo. Ok? È anche molto facile e veloce la realizzazione. Allora, quindi lo vado a posizionare il tessuto con il rovescio sulla carta. Sulla carta, bravissima, okay. Così, ok? Quindi da una parte io vedo il dritto del tessuto e dall'altra parte vedo il segno del mio... Sì, io vado sempre vicino alla mia ma in realtà è là. Allora, guardate, è così, mi alzo così almeno... Sì? Praticamente è così. Il dritto del tessuto nella parte esterna e sulla parte... Nella carta vediamo la nostra riga, che sarà quella che ci servirà, okay, per cucire. Dovrebbe essere abbastanza chiaro. Mm-hmm. Una volta fatto questo, vado a fermare con uno spillo la mia carta e il mio tessuto. Quindi avrò una situazione di questo genere, ok? Perfetto. Poi, una volta fatto questo, e questo per quello che vi dicevo delle famose pieghe sulla carta, mm-hmm, vado a piegare... Così, voilà, il mio foglio di carta, ok? In questo modo verifichiamo anche poi di averne abbastanza, di avere abbastanza margine di cucitura e una di cosa, coprire bravissima, tutto quanto. Quindi in questo modo noi sappiamo che tutto è inglobato all'interno del tessuto, quindi sappiamo che i margini sono corretti. Vado con la mia squadra in inch a tagliare... Dalla piega che ho fatto con la carta, ad un quarto vado a tagliare. Sì. In questo modo vado già a togliere l'eccesso di tessuto che ho al di sotto e vado a definire solo il margine di cucitura. Quindi avrò una situazione di questo tipo. Come noterete, dal margine, dalla piega della carta, mm-hmm, ho questa distanza di margine che è il quarto di inch. Ok? E questa... è l'inclinazione che ha la mia figura all'interno della stella, ok? Posso farti una domanda? Dimmi, Paola. In questo momento. Tu, secondo te, si potrebbe utilizzare anche un po' di colla temporanea per attaccare... Meglio di no, perché poi la carta deve essere strappata via. Ma neanche di quella colla temporanea che poi dopo un po'... No, non usate la colla. No, io non la uso mai, perché per me impasticcia tutto e per me dà più fastidio poi. Mi veniva solo da pensare se uno ha un pezzo, magari un blocco un pochino più grande, così... No, ma nel paper piercing, no, c'è una cosa da dire, nel paper piercing non si fanno mai figure molto grandi, nel senso che le figure, come questa stella, è suddivisa in 8 parti. Quindi poi raggiungi la dimensione del blocco. Sì, perché ci sono anche quilt interi, progetti interi di quilt che vengono realizzati tutti in paper piecing. Mm-hmm. Però in realtà si parte sempre dalla figura più piccola e mano a mano vado ad aggiungere, ma le figure sono sempre piccole. Okay. Ok. È una conseguenza di aggiungere ulteriormente mano a mano tutti i vari pezzi di tessuto. Sì, okay. Sì. Forse la particolarità anche è quella che ci permette di cucire anche delle cose magari un po' minuziose, un po' più piccoline, minuscole. No, sì. Effettivamente. Anche perché quando abbiamo dei pezzi piccoli e vogliamo avere delle punte molto precise, il paper piercing è perfetto. Poi col paper piercing si possono realizzare anche delle figure, non so, mele, pere, frutta, verdura, animali, cose. Sì, ne esistono tantissime. Bene. Ok. Ok.
Allora, il secondo Comunque, pezzo. una volta fatto questo, dobbiamo andare a vedere, e io faccio così tendenzialmente, penso che si veda. Alzo leggermente la carta e vedo il colore che ho, il colore B. In questo caso, io avevo già tagliato l'immagine, vado a posizionare il mio tessuto a filo del tessuto sottostante, che avevo Dritto contro dritto dritto. contro dritto, naturalmente, sì, Ah. brava. Vado poi astutamente a spostare il mio spillo, così, in In modo tale che prendi tutti e due i tessuti. Ok. modo tale che tutto mi rimane fermo. Ok, in questo modo non ho più il problema che i due tessuti si possono muovere quando poi li vado a portare al di sotto della macchina. Ok? Quindi ho questa situazione, sempre dritto con dritto. Ok? E magari proprio contro luce uno verifica di avere Sì, noi lo coperto vediamo, sì, quantomeno bravissima. Sì. la Ma questo è zona perché di abbiamo già tagliato cucitura. col Sì, margine, quindi se non si è infatti. spostato nulla, È perfetto già è così. perfetto già così. A questo punto giro sulla parte disegnata. Ok, e vado a cucire sulla mia linea corrispondente, quindi in questo caso devo andare a cucire su questa linea dall'inizio alla fine. E E qui qui come cerchiamo cucirla? l'aiuto della nostra La macchina macchina, per cucire, certo. di conseguenza possiamo scegliere un piedino, e noi abbiamo scelto il piedino 34, Sì, perché è che abbia trasparente. esatto un segno anche ben marcato, ben definito nella posizione centrale del lago. Certo. Quindi noi faremo corrispondere il segno del piedino, un pezzettino, giusto? Quindi sostituisco il piedino, ritogliamo un attimino quello che abbiamo usato invece per l'appliqué e andiamo a mettere il nostro piedino 34. Ci stava parlando un po', penso che. Oddio, si sta battendo il telefono. Forse conviene che magari vai un attimino Io a vado, raddrizzare. intanto che tu mi Allora, fa nel cambi battutate, è frattempo, tutto stabile sì, qua, ma eh. dico, nel frattempo dobbiamo fare un punto più lungo, più corto, dobbiamo mettere un ago particolare, dobbiamo cucirlo in un modo particolare. Sta succedendo di tutto. Ok, sei già un pochino meglio posizionato. Scusate, ma c'è, no, il mio cameraman che sta azionando. Lo vedo in una posizione un po' precaria, ma fa lo stesso. Dai. No, no, va Perfetto. bene, è tutto perfetto adesso. Dicevo, la lunghezza del punto, Luca, dobbiamo regolarla in un modo diverso. Sì, aspetta Paola, che faccio Sì. così, così almeno siamo più sicuri anche per le prossime, prima che... Ecco perché, vedete, io faccio questi macelli e poi... Sì, c'è Giro in te... diretta Sì, interrotto, mi dice. ma perché c'è stato solamente un Ah! attimo di coso, Ah, Paola? ok, Non perfetto, avere stiamo di paura. nuovo. No, 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 paura mai. Paola mai. Allora. Allora, eccomi qua, aspetta, che adesso ritorno nelle fasi, così almeno ci sono. Ci sei, Perfetto. benissimo. Siamo Sempre qua, ritornati. eh. Allora, una cosa, il punto va accorciato sull'1,4-1,5. Ah, perfetto. Perché di solito la macchina lo imposta 2,4, però il punto è troppo lungo. Soprattutto perché, ricordatevi di una cosa, in questo caso noi la carta dovremo strapparla via. Quindi dovendola strappare, è logico che il punto deve essere molto corto, ok, nel momento della cucitura. Una cosa importante che voglio dire del paper piecing. Il paper piecing io lo trovo molto comodo perché... ci permette di utilizzare anche i pezzi di tessuto che noi diamo in avanzo, Esatto, che magari sono ok? rimasti da qualche Senza altro dare troppa attenzione progetto. al dritto filo, Ah, perché essendoci la carta che stabilizza il tessuto quando andiamo a cucirlo, quindi non grandi abbiamo quelle problemi non ne sfumature. abbiamo, no, nella Benissimo. E realizzazione. noi partiamo proprio a cucire esattamente sulla linea che Bravo. è E il piedino ci marcata aiuta sul... E il tantissimo. piedino ci aiuta tantissimo perché appunto ci permette di vedere esattamente dove andiamo. Quindi noi iniziamo a cucire. Perfetto. Alla fine della diretta metterò una goccina di olio nella tua macchina. Sì, grazie. Così, giusto perché anche le macchine vanno No, sapete preparate. perché? Perché la uso molto e poi la uso con cose particolari, quindi alla fine, perché è una macchina che fa di tutto in realtà. Non c'è bisogno che io affranco il punto No, dall'inizio alla fine assolutamente. No, della no, 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 non cucitura. ti Ah, quindi preoccupare sono perché il punto è anche anche molto brutta. corto, quindi... Sono Adesso come brutta. la bella addormentata si addormenterà qui, ecco. Esatto. Comunque, abbiamo cucito. Una cosa che vi consiglio è quella di tagliare sempre... No, no, Matteo, no, l'hai già fatto, no, ragazzi. Tagliamo sempre i fili di inizio e di fine. Questo per una questione di pulizia del progetto, Sì, anche poi è sempre perché... brutto quando poi giri i tuoi progetti che escono sempre le codine di Sì, no, ma fili anche così. perché poi qua rischiamo di avere veramente tanti fili e poi è una grande confusione, ok? Quindi...
Una volta fatto questo, quindi fatta la cucitura, innanzi un attimo così almeno lo vedete meglio, io mi rigiro sul mio tessuto, dalla parte del tessuto, e vado semplicemente ad aprire così. In questo caso io di solito, adesso non abbiamo il ferro da stiro, lo vado a stirare, oppure vado ad utilizzare anche quegli attrezzini, quelle specie di spatoline per fissare le pieghe, ok? Che vado ad appiattire completamente tutta la cucitura. Quindi avrò una situazione di questo genere. Perfetto. Ok? E facciamo l'operazione di prima, quindi pieghiamo il tessuto. Adesso faccio, lo giro così, da questa parte, vado a piegare il mio prossimo passaggio, quindi così. Perfetto. Ok? Spero che tutto sia chiaro, eh? Poi nel caso se avete delle domande ce lo chiederete e noi vi risponderemo, cercherò di rispondervi. Ok? Poi a questo punto vado a posizionarmi con la mia squadra in inch e dalla piega mi vado a posizionare ad un quarto, ok? Credo che la cosa fondamentale sia quella di piegare la carta prima di iniziare tutto il progetto, cioè per già quello, di dargli questa piega. Brava, perché è comodissimo questo, perché così almeno non abbiamo la possibilità di sbagliare sul posizionamento dei tessuti. Esatto, perché ne abbiamo già il margine, ok? A questo punto abbiamo una situazione di questo genere. Il bordo aspetto a tagliarlo, lo taglierò solo alla fine della realizzazione di tutto il blocco, di tutto il pezzo che ho, ok? Fatto questo, vado a prendere l'ultimo tessuto che mi vado a posizionare sempre dritto contro dritto, dritto a filo del mio taglio. In questo caso, allora, io tendenzialmente non uso gli spilli adesso, perché il pezzo è abbastanza grande e poi riesco a tenerlo fermo. Però se volete, basterebbe mettere... Invece la stoffa si sposta un po', essere un pochino più sicuri, un pochino più precisi, e vale sempre la pena. Il video in diretta si è interrotto. Benissimo. Si sarà scaricato il telefono. Ma no, carica. No, no, siamo in diretta. Siamo in diretta ancora? Sì, sì. Forse sì. Si è interrotta la trasmissione sul... Si è interrotta o no? No, no, ci siamo in diretta. E come mai qua? Eccoci qua! Siamo di nuovo? Sì. Abbiamo avuto un piccolo momento di difficoltà per via della linea telefonica, ci scusiamo per questo, ma... Probabilmente sta arrivando la bufera di neve. È arrivata la bufera. È una cosa un po' così. A concludere il nostro progetto. Proviamo a chiedere, ci siamo? Ci state rivedendo? Sta guardando, Edith si è messa in collegamento, quindi penso di qui. Sì, allora noi ci siamo perché la diretta mi sta dicendo che il video è interrotto, però dovrebbe esserci. Non so che cosa è successo, ma fa lo stesso. Facciamo come se noi vedessimo... Olemi Luca, Luca finalmente un tutorial, grazie, grazie. Allora, dovrebbe esserci tutto, noi dovremmo vederci. Beh, tutt'al più noi registriamo e casomai mandiamo in onda poi quello che stiamo registrando. Perché noi qua sul monitor del display, del computer, non stiamo vedendo più, però si sa che, insomma, ci possono essere questi piccoli inconvenienti, queste piccole... difficoltà nel allora sto tentando di sto guardando sto controllando che ci sia. Beh, prima ci hanno visto in tanti, quindi vuol dire che ci stavano seguendo in tantissime e perciò direi che la cosa sì. Ha avuto un esito positivo fino a che non si è interrotto il video. Ora vediamo se possiamo riprendere, ma io direi che comunque andiamo avanti, Luca, con eccolo la registrazione. Perché e ci siamo. Casomai mettiamo... Aspetta Paola, ci siamo. Va, diretta, voilà! Oh, mamma mia, che fai? Eccoci qua! E è normale, oh! È problemi di linea, purtroppo, eh! Adesso abbiate pazienza, sì! Speriamo che questa ondata proprio di maltempo... Non possiamo fare altrimenti, guardate, ci dispiace. Però comunque, è la prima, su. Allora, eravamo arrivati. Allora, poi sta arrivando la nevicata del 56. Quindi, aspetta. Ok. Allora, punto 1. Abbiamo posizionato il tessuto. Adesso andiamo alla macchina, come abbiamo fatto col precedente. Andiamo a cucire sulla linea. Ok?
Quindi cuciamo esattamente sulla nostra linea. Siamo riapparsi come un miracolo, benissimo, vedi? Perfetto. Sarà la neve, bravissima Donatella. Esatto, sarà la neve che sta arrivando. Brava Sonia, il bello della diretta. È questo. È questo qui. Ok. Ok, a questo punto, una volta cucito, togliamo il nostro spillo. Apriamo come abbiamo fatto. E appiattiamo leggermente, ok. E solo adesso posso tagliare, rispettando sempre la mia sagoma cartacea, mm-hmm. in questo caso ho, posizionandomi sempre, lasciando quindi il margine che è segnato sulla carta, perché è nella carta che, nella sagoma che voi avete, io vi ho segnato anche il margine di cucitura, ok? Quindi in realtà avete tutto. Tutto perfetto. Non dovreste avere grandi difficoltà, praticamente una volta che avete ripilato il tutto, la sagoma dovrà risultarvi così. Mi raccomando, dovete lasciarlo questo margine, non tagliarlo all'interno, perché sennò, non avendo più margine, la vostra figura diventerà più piccola. Quello una volta lì è che lo andate spazio che sarà cioè, il margine questa, di cucitura semplice. Su queste linee qua poi si andranno a cucire gli altri pezzi, blocchi e quindi ci servirà il margine. Esatto, e quindi poi si la figura insieme. Finale è questa. Ok? Quindi. E poi tutti i blocchi, vedete? Praticamente saranno, voi lo vedrete sempre così, ok? Quindi, scusatemi, voi lo vedrete così. Quindi questo pezzo, poi realizzerete l'altro e andrete a unire questo con questo. Alla fine voi dovrete avere quattro, vedete bene? No, non preoccupatevi Paola. Avrete poi, unendo i due triangoli che avete ottenuto, cioè questi, avrete quattro quadrati diversi. E poi basterà unire quattro quadrati, i due in verticale e due verticale, con uno con una stiratura verso l'alto, uno con una stiratura verso il basso, dopodiché andrete a unirli nel mezzo e andrete ad aprire le cuciture. Il margine andrà sempre aperto. Questo perché? Perché in questo modo nel centro avete meno problemi con le unioni, ok? Quindi vi sembrerà più piatto il centro. Questo è molto importante. Ma sono delle piccole regoline che poi mano a mano, ma poi vedrete anche in futuro quello che andremo a fare, si parlerà sempre di queste cose, quindi sarà sempre comunque un discorso parecchio interessante sulle piccole regole che devono essere mantenute e tenute nell'ambito di cuciture, margini, non margini, perché molte volte nei corsi... Posso abbassare? Sì, certo! Era nascosta la palla! Sì, come manichino sei! Esatto. Che naturalmente per l'occasione abbiamo messo, non so se si vede questa volta, però il manichino è decorato a neve, si può dire. Lui è imbacuccato, ecco. Esatto. Scusate, faccio una cosa perché sennò non vi vedo completamente, ecco. Però, a parte questo, quindi una volta che voi avete realizzato l'arc, basterà poi unire un bordo, in questo caso il mio è alto 3,5 inci, e naturalmente la striscia è stata tagliata di 4 inci, perché ricordatevi che il margine, essendo di un quarto più un quarto fa mezzo, quindi 3,5 inci più mezzo sono 4 inci di taglio. Una volta cucito e assemblato, vi diventerà di 3,5 inci, ok? E poi sono andato a realizzare tutto l'appliqué. Beh, l'appliqué naturalmente viene fatto con una carta biadesiva, in questo caso leggera. Ricopiando tutti i pezzettini, sì, che una sono cosa, creati. Ci tengo a dirlo. Dillo. Tutte le varie parti dell'appliqué sono già state messe a specchio, ribaltate. Non le avete nella versione vera come sarà, perché giustamente dovendolo ridisegnare su una carta biadesiva, le immagini, le figure, i pezzi che compongono l'appliqué devono essere sempre comunque ribaltati a specchio. E qui okay. Sono già pronti. Voi sono questo già pronti, sì. Lo appoggiate sul vostro tavolo. Con la carta biadesiva ricopiate singolarmente tutti i pezzettini che compongono questo bellissimo Grazie disegno. Grazie Roberta. Questo bellissimo disegno di Luca e siete già pronti così per stirarlo nel retro del tessuto yes. che volete utilizzare per creare il vostro disegno, il vostro appliqué. E dopodiché sapete che si libera della pellicola di protezione, si appoggia, si dà tutta l'impostazione e posizionamento del disegno e poi si stira per incollarlo. Allora, noi ringraziamo le 163 persone che ci hanno messo un like almeno, mamma e i cuoricini, mia. Sì, e anche una faccina un po' boba, perché dovrò anche capire cosa è successo, ma penso che fosse speriamo, perché se no... Vabbè, ma noi poi diamo anche quello che viene, sì, come si dice. Sì.
Ok, mamma quanti cuori, siamo immersi nei cuoricini. Siamo immersi. Come una nevicata di cuoricini per rimanere in tema. Esatto. Ok, quasi quasi ci ha preso gusto e la diretta volevamo farla continuare ancora di più. Guarda, è vero, davvero. È divertente, sembra di essere un po' soli, no? Invece no, perché ci siete tutti. No, veramente, con questo monitor, chiamiamolo così, che abbiamo qua davanti, effettivamente molto coinvolgente, molto. E poi, ripeto, la cosa che ci ha spinto anche a fare questo è che effettivamente ci si diverte moltissimo. 175, ma grazie, con 9 condivisioni, ma vi adoriamo, cioè in questo caso siamo così, nel senso vi adoriamo veramente. Noi vi ringraziamo davvero tanto, ringraziamo sì. tutti quelli che ci vorranno seguire, che vorranno seguire il nostro progetto Free Motioning. Poi vi parlo, dopo lo troverete i link, adesso non vi preoccupate che troverete tutto quello che mano a mano, adesso anche noi dobbiamo un attimo organizzarci per capire anche la vostra attività e quindi capire un attimo come spiegarvelo al meglio, ok, per farvi capire il tutto, come tutto avverrà. Noi diciamo che per chi verrà a trovarci nella fiera di Bergamo, verrà a trovarci nello stand dell'Italia, questo padiglione A, se non mi sbaglio, il 169, se non mi sbaglio il numero. Se non sbaglio, io ormai vado sempre lì, vado dritta, perché sempre lì. Non mi preoccupo di sapere i numeri, di sapere le cose, però sì. Però comunque ci trovate, il padiglione Stand Bernina lo trovate, comunque il padiglione là, quello sì. Esatto. Il numero non lo so ancora. E quindi dicevamo che potete trovare anche, per chi verrà a trovarci in fiera, potrà trovare anche il kit dei tessuti, potrà scegliere i tessuti. Assolutamente, i tessuti che noi abbiamo utilizzato li troverete sia presso lo stand, sì, questo sì. Luca ha già preparato anche una versione. Sì, per farvi capire anche le differenze, cioè cambiando colore comunque si possono avere degli effetti completamente diversi. E a mio parere questa è una stella molto carina da poter realizzare anche in più volte con diversi colori, con bordi di diverso colore, per me l'effetto finale è un effetto molto gradevole all'interno di un quilt. Questo l'hai realizzato per me perché ci sono i colori del mare, della verità. Ma certo, Paolina, quando ho dovuto scegliere i colori, ho detto, quasi quasi la faccio azzurra, come gli occhi della Paola, vedi? Perché lo sai che io lontano dal mare non riesco a stare, più di 4 giorni poi devo tornare a respirare un po' di aria San Mastro. Esatto. Madonna, io sono vecchio. Aspetta, ma perché è una cosa di una volta. Esatto. Allora, riassumiamo leggermente, così le signore che ci hanno raggiunto magari successivamente al nostro inizio possono avere tutti i link del gruppo, del free motioning e di tutto quanto per sapere come fare ad ottenere questo, perché è un po' difficile parlare, guardare, leggere, far così, io poi non ci vedo assolutamente. Ma non preoccuparti che seguo io, sai che io sono questo affetto così. Se io mi assento un attimo dalla vista è perché sto guardando quello che voi ci... Troppo bello, grazie Paola e Luca. Un bacio Donatella. Loli Lopez, hola, lo incontrei... Oh, ma va, grazie. Sono collegata ma funziona, perfetto. Perfetto, benissimo. Io spero, anzi noi speriamo che tutto questo vi abbia divertito sicuramente, perché lo scopo è anche questo. Sì, vi abbia assolutamente. Fatto scoprire magari un po' di cose riguardanti una tecnica che probabilmente molti di voi già conoscevano, già sapevano, però condividere un po' i trucchi, i segreti di quello che facciamo noi veramente mentre realizziamo le nostre cose è sempre molto più piacevole, molto più divertente. E poi siamo così vicini vicini, perché se no non c'entriamo nello schermo. Allora, io ve lo dico, fa un freddo che voi non potete immaginare, io non sono abituata a queste temperature, ho i piedi gelati, anche se non è elegante dirlo, ma sono veramente un pezzo di ghiaccio. Senti adesso, quindi casa mia sembra fredda e gelida. Adesso appena salutiamo tutte le amiche, andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare una bella zuppa calda. Sì. E così ci mettiamo in forza per domani. Sì, zuppa di faro e cos'è? Curry? Sì. Sì, penso, diamo anche delle ricette, arriveremo anche a quello, non vi preoccupate. Quando si cucina, sì, vi daremo anche dei consigli di cucina, noi facciamo tutto qua. Sì, insomma, la condivisione è anche quella. Ti piace, diciamo siamo così. Siamo comunque persone che hanno diverse cose da svolgere nella propria vita, per cui insomma andiamo avanti anche così. Spero, ripeto, che vi siate divertiti, che vi sia piaciuto, spero Speriamo che le cose tanto. Che seguiranno, quindi anche i video su YouTube, eccetera, eccetera, potranno aiutarvi a scoprire ancora di più le funzioni, le tecniche, i piedini, gli accessori della vostra macchina, della vostra berlina, e che la possiate amare sempre di più. Allora, I love berlina. I love berlina, certo, e soprattutto allora, andiamo questo un attimo, riassumiamo una cosa. Primo, per chi vuole vedere i video... si può iscrivere al nostro gruppo Free Motioning, quello che vedete scritto qui, voilà,
Notane qua così, perché, vabbè, comunque. Oppure, oltre al gruppo, naturalmente, perché nel gruppo poi noi faremo le dirette, ok? Questo è un caso che noi abbiamo fatto queste dirette estemporanee, perché il gruppo l'abbiamo attivato Attivato proprio questa adesso, sera. contemporanea con voi, ok? Quindi, poi le dirette verranno fatte all'interno del gruppo. Oltre a questo, per quanto riguarda i video che verranno caricati con la spiegazione dei piedini, delle funzioni della macchina, di alcune piccole tecniche da poter utilizzare, il canale è Luca Zagliani, il mio nome, Luca Zagliani, lo trovate su YouTube in questo caso, e basta cliccare su iscriviti. In questo modo riceverete tutte le notifiche per poter poi, appunto, vedere i vari video che sono stati caricati. Ce ne sono già alcuni, ma questi erano stati fatti in passato. Poi adesso il primo video fatto da me e Paola sarà il video sul piedino 20. 20, ok? Che vi spiegheremo tutti i trucchi proprio per utilizzare questo tipo di piedino con la vostra macchina, ok? Spiegheremo i piedini, spiegheremo anche, come dicevamo prima, a piccoli passi le funzioni del software, metteremo insieme un po' di cose per far vivere Anche tutto per quanto quello riguarda il che... software e per quanto riguarda Esatto. anche la taglia e La cuci, taglia e cuci, una insomma, cosa, tante piano cose, piano piano ci piano, dovremo... adesso che noi dobbiamo un attimo galleggiarsi e capire quale sarà poi un po' tutto, ok? Il planning che vi Esatto. predisporremo. Una cosa però importante che ci tengo a dire è che nelle dirette noi vi faremo vedere l'utilizzo del piedino stesso, quindi un progetto nelle nostre dirette che andremo a fare. Nei video vedrete l'esplicazione di come si va a utilizzare il piedino sulla macchina, Esatto, ok? Questa perfetto. sarà la modalità con la quale noi appunto andremo a lavorare, ok? Posso anticipare già anche, Sì. questo sarà, nonostante sia stato Allora, no, non diciamo che trafitto. versi trafitto. Allora, diamo un po' allora una sorpresina, ok? Questo sarà il progettino che contraddistinguerà il secondo piedino. Lascio a Esatto. voi, lasciamo Vediamo, a voi indovina. chi indovina quale sarà il piedino che noi Secondo andremo a video successivamente a utilizzare. quello del Sì, piedino 20 che abbiamo anticipato prima, che è che penso che quello. sarà un video molto molto esplicativo che darà molta soddisfazione a molti di voi, perché Esatto. ce lo chiedono tutti, Eh sì. E poi con un come si dice. maestro come Luca, insomma, E una avremo cosa, tanto da questo scoprire e era da un punto imparare. speedy che avevo realizzato con l'utilizzo del jeans, quindi se avete dei jeans a casa lo possiamo andare a realizzare, ok? Quindi con un recupero, una cosa molto semplice, però vi permetterà di capire a pieno come utilizzare quel famoso piedino che vi andremo Esatto. a Quindi noi concludiamo quest'oretta con un po' di pausa, un po' di spiegare. cose Sì, con tecniche che questa abbiamo cosa trascorso del con bello della voi, diretta. che è volata, devo dire la verità, è Sì, proprio volata in un assolutamente. secondo. Un'oretta, guarda, Eh sono sì, le 22. esatto. Noi Quindi... cercheremo sempre di mantenere l'ora, perché Esatto. in questo modo per me è quella canonica per potervi comunque, diciamo così, anche per noi, Poter poter, diciamo, essere sì, sì, non essere troppo comunque stanchi stanchi, oppure... soprattutto, perché comunque una diretta non sembra, ma Comunque dai. riceverete le informazioni sul giorno, sulla data, su anche l'argomento, magari vediamo un po' di mettere un po' di suspense, un po' di curiosità in tutto quanto. Sì, poi avremo diverse cose che dopo mano a mano vi diremo. Bene, Ok? vi ringraziamo tantissimo, aspettiamo Grazie tutte quelle che vorranno venirci a salutare, ad mille. abbracciarci Ah sì, per... in fiera, ad Esatto, abbracciarsi, in fiera di fare ciò che domani. volete di noi. Ecco. Sì, più o Più o meno. meno è logico. E vi ringraziamo davvero tantissimo. Io voglio ringraziare Luca per la sua Grazie a te, Paola. simpatia, per la sua genialità, perché è davvero un ragazzo geniale, e per avermi veramente supportato, accompagnato in tutti questi anni di no della nostra amicizia e queste cose qua. Mi è Ringraziamo venuta una tutti quelli, scalmana, sì, questo tutti quelli che ci hanno sostenuto, che ci sostengono, le nostre amiche, momento. i nostri Grazie a tutte voi, familiari, la La mamma mamma, di sì, Luca, certo, la mia che ci mamma. Un sostiene bacione, sempre mamma. tantissimo. Che mi ha già chiamato 2 volte quando ho interrotto il video. Voglio sottolineare questa cosa. Preoccupatissima che cos'era successo. Mamma. E vi abbracciamo davvero tanto. Vi Sì. ringraziamo davvero tanto, è stata Grazie, un'emozione grazie, grazie con tutto il grandissima cuore, e vi mandiamo un bacio eh. Un grande. bacione. Ciao, ciao, adesso mi muovo perché Devi devo spegnere. E io spegnere. sto qua, appoggiata Brava. sulla mia borsa.